Siamo a colloquio stasera con il pianista Carlo Levi Minzi. Carlo Levi Minzi, passo a prendere inizio della nostra conversazione da un argomento che mi sta molto a cuore, le tue interpretazioni beethoveniane che stanno per tornare sul mercato. Che cosa possiamo dire del tuo Beethoven, ovvero tu come interprete beethoveniano, come ti autodefiniresti? Beh, io ho studiato nella tradizione mitteleuropea, tutta la mia formazione è nata in questo senso dai miei studi pianistici con Paul Baumgartner, che era il maestro oltre che mio, io sono stato il suo ultimo allievo, prima di me lui ha avuto pianisti importantissimi come Karl Engel e Alfred Brendel. Come allievi e poi ovviamente con Mieczysław Warszawski che sappiamo chi fosse, che importanza avesse nel mondo beethoveniano, sia come solista che come compagno di strada di Casals e di altre persone. Dopodiché, ho avuto anche la fortuna nella mia vita di incontrare Norbert Breining, già primo violino del quartetto Amadeus, purtroppo adesso è scomparso anche lui, col quale ho trascorso 15 anni di vita professionale molto intensa. Quindi mi sono formato in questo solco, e per cui come mi vedo come interprete beethoveniano, come uno degli ultimi moicani della tradizione mitteleuropea. E quali sono le caratteristiche di questa tradizione? Ovvero sia, questo Beethoven, che abbiamo detto sappiamo bene dove ha le sue radici, in realtà quali caratteristiche ha? In primo luogo un rispetto del testo fino alla morte, contro ogni evidenza. Vuol dire se Beethoven ha scritto una cosa, questa va fatta a costo della vita. Noi vediamo che molti, in nome di una maggiore scorrevolezza, in nome di un maggiore successo, di una piacevolezza apparente, poi in realtà, accettano compromessi col testo. Ecco, questa è la prima cosa importante da considerare, l'assoluto, il rigoroso rispetto del testo, dal quale poi arriva tutta una serie di conseguenze. Le conseguenze sono che tutta la scansione temporale ne viene inesorabilmente colpita. Sono stato più volte accusato di portare, di staccare tempi più lenti dell'usuale, ma questo è legato sostanzialmente proprio a questo rispetto. E questo però dipende dalla mia scelta di rispettare rigorosamente il testo e di rispettare in particolare tutte le articolazioni e le dinamiche. Faccio un esempio, uno per tutti. La prima battuta della sonata Opera 53 Wallstein non ha segno di staccato, come molti pianisti tendono a fare allo scopo di accelerare il tempo per ottenere una maggiore brillantezza. In questo senso, la decisione di suonarlo come scritto, cioè non staccato, portato, inesorabilmente porta a un rallentamento della velocità, cosa che credo siamo in pochi al mondo a fare. Ricordo che il mio insegnante, Mieczysław Warszawski, con cui ho studiato questa sonata, apprezzò questa mia scelta, che peraltro era stata già fatta anche da Rau quando incise questa sonata. E però credo che siamo veramente in pochi ad avere questo rispetto del testo fino alle estreme conseguenze.
Thank you.
Ritengo che questa sia una cosa molto importante, sia doveroso nei confronti della musica. Questo ovviamente si riferisce non solo all'articolazione, al fraseggio, ma anche ovviamente anche alle dinamiche. Il corretto rispetto di certe dinamiche porta inesorabilmente a dover ridurre i tempi, a dover creare delle scansioni completamente anomala rispetto alla tradizione. Infatti non è un caso che la stragrande maggioranza dei colleghi tenda a smussare certi angoli allo scopo di rendere più discorsivo, più facile, più piacevole, tra virgolette, il prosieguo della frase musicale. Ricordo qui un'altra bellissima frase di Norbert Brining, il quale diceva: se una cosa suona brutta, ovviamente tra virgolette, noi dobbiamo suonarla brutta. Ecco, la questione sì, è una frase che io ho sentito ripetere anche da alcuni direttori d'orchestra, tra cui Eliao Imbal, che lo diceva per esempio a proposito di Mahler, perché è precisamente intenzione dell'autore quando scrive una cosa che suoni in un certo modo. Ebbene, però è un classico della storia dell'interpretazione, degli ultimi 50 anni almeno, che tra l'altro è una storia di interpretazione pervasa anche di insegnamenti filologici, forse dispensati con troppa facilità, talvolta, che progressivamente i tempi si siano sempre più accelerati. Condividi questa mia lettura della storia dell'interpretazione in te in epoca recente? È una bella domanda che necessita di una bella risposta. Allora, io credo che duole fare polemica, ma io temo terribilmente che questa accelerazione dei tempi da parte di interpreti cosiddetti filologi nasca soprattutto da un'incapacità di gestione degli strumenti storici. Io sono stato allievo di un insegnante, Paul Baumgartner, che sapeva suonare molto bene il fortepiano e ha fatto parecchi concerti. D'altronde insegnava a Basilea, non avrebbe potuto diversamente. E lui non aveva di questi problemi, certo. Io ho suonato, ho fatto anche concerti con strumenti storici, anche con strumenti importanti, e mi sono reso conto che per suonarli correttamente, per non fare suonare certi strumenti dell'epoca mozartiana, beethoveniana, come con una sonorità che assomiglia a una cassa di limoni che si spezza, bisogna avere rispetto delle articolazioni e quindi prendere certi tempi. E questo l'ho notato in alcuni colleghi molto avveduti. Oggi come oggi, un integrale delle sonate di Beethoven ha più senso, premetto che le incisioni che noi ascoltiamo oggi dovremmo anche ricordare le date in cui tu le hai realizzate, ma un integrale di Beethoven oggi ha più senso sugli strumenti moderni o sugli strumenti storici? O forse con un'accorta scelta che non sia estremista né in un senso né nell'altro? Allora, il problema non penso che sia tanto lo strumento, anche se ovviamente trovare un bello strumento, come ha avuto fortuna di fare Alexei Liubimov, che ha fatto un'integrale splendida in questo senso, con strumenti storici, sicuramente aiuti. Ma l'integrale di Arrau è splendida lo stesso, l'integrale di Brendel è splendida lo stesso. Quindi, secondo me, il problema non è principalmente lo strumento che si suona, ma cosa si suona e come lo si suona. E questo è senz'altro vero. Ricordiamo le date delle incisioni che ascoltiamo in questo periodo ripubblicate. Dunque, allora, le mie incisioni coprono un lasso di tempo abbastanza ampio. Io ho cominciato a incidere Beethoven veramente giovane. Il mio primo LP, inciso in America, è del 1973.
Scusa, anch'io ogni tanto faccio fatica a ricordarmi il passato. È stato ripubblicato poi nell'84, adesso è giunto il momento di ritirarlo fuori un'altra volta. Quindi ho cominciato a occuparmi seriamente come interprete discografico di Beethoven nel 1978 e da allora pian pianino ho sfornato qualche cosina, battagliando ovviamente con i produttori e i distributori che continuavano a favorire altre persone per ovvi motivi, per cui tu non appartieni a questo tipo di mondo, per cui non devi fare, tu devi fare cose meno note perché devi trovarti la tua nicchia di mercato. Io trovo che invece il problema non sia trovare la nicchia di mercato, ma devi fare la cosa giusta. E quindi pian pianino, dal 78 a oggi, e sono passati ormai 35 anni abbondanti, o sono riuscito a produrre qualcosa e mi sembra di aver detto la mia. Il tuo Beethoven, quindi, è un Beethoven che però ci porta forse a una considerazione. Una integrale delle sonate di Beethoven non si può produrre o comunque una serie di incisioni beethoveniane importanti, non si può produrre comunque nell'arco di una stagione artistica, ma deve essere frutto di una meditazione sull'autore. Quanti anni, secondo te, sono da ritenersi necessari per poter arrivare a una compiuta incisione di un corpus importante delle sonate beethoveniane? Diciamo che per un autore come Beethoven non basta una vita. Detta questa boutade, dirò che sicuramente è una cosa sulla quale bisogna molto riflettere. Io penso di avere comunque già dalla prima incisione lasciato il segno di quello che era la mia intenzione, la mia intenzione di lettura, andare nella direzione, della musica mitteleuropea, della tradizione mitteleuropea. Penso che per una cosa del genere può variare a seconda delle persone. Devo dire che, per esempio, la parabola artistica di un pianista come Rau, che io adoro, è stata molto particolare perché per una vita lui ha passato il tempo a ricrearsi una posizione culturale partendo da un allievo di scuola listiana al pianista di scuola mitteleuropea che è diventato. Io pianista ero già partito da lì e ovviamente ero partito da lì. E quindi ho avuto meno difficoltà a cominciare a pormi in quel solco già dalla prima incisione del 1978. E dopodiché, naturalmente, non ho fatto altro che sviluppare un discorso che avevo già iniziato fin dagli esordi, direi. Di queste composizioni che ascoltiamo raccolte in questa pubblicazione, qual è quella a cui sei più affezionato? Direi sicuramente sono molto molto affezionato alla mia giovanile opera 31 numero 2. Sono molto affezionato a questa sonata perché ho l'impressione che la ciambella sia venuta veramente col buco e sia proprio venuta una bella registrazione, molto particolare, molto già molto, molto mia, molto già mia.